a Torino che vi parla è Bruno Pizzola per la gara di campionato graffiti 1970-71 Torino-Verona. Siamo partiti, la formazione veronese si porta all'attacco con Clerici, avanza Clerici, va sul fondo il cross, non trova nessun compagno però a raccoglierlo. Fossati, Bergamaschi gli porta via il pallone però poi se lo porta sul fondo, inizio aggressivo da parte dei giocatori del Verona che subito si sono portati all'attacco. Ferrari, Sirena, Mascalaito, Moschino, ex di turno Battistoni a Sirena, si inserisce Pulici, va al tiro, la grande parata di Pizzaballa e poi il gol della formazione granata con Gianni Bui. Nell'unica azione che hanno sbagliato in questo inizio di gara hanno preso il gol i giocatori del Verona. E vediamo l'errore dei due difensori, si inserisce Pulici, il tiro, la parata di Pizzaballa e il gol di Bui. Tenta in un secondo disperato tuffo di raggiungere il pallone al portiere veronese ma non ci riesce. La parata pertanto Torino subito in vantaggio sul Verona che, ripetiamo, era partito bene. Sirena, chiuso da Fossati, Moschino, Mascetti, Ferrini, Bui, Ferrini, Poletti, il pallone, il tiro di Bui fuori misura, Pizzaballa, rinvio. Pulici, chiuso da Battistoni, Moschino, Battistoni, Mascalaito, Nanni, ancora Mascalaito, il passaggio verso Battistoni, Sirena, Ferrari, Ferrini a chiuderlo, Pulici, Ferrari, Moschino, il passaggio a Mascetti, dentro per Clerici, ottimo questo passaggio, il tiro di Clerici, la parata di Castellini e poi Bergamaschi che ribadisce in rete per pareggiare, pertanto Torino e Verona sull'1-1, ottima l'azione partita dai piedi di Moschino, ecco Bergamaschi che esulta. Clerici, il suo tiro, la parata di Castellini e Bergamaschi che va a ribadire in rete. Pertanto Verona che raggiunge il pareggio qui a Torino. Ed ecco il pareggio di Bergamaschi. 18 e 18 al nostro cronometro. E le formazioni hanno già segnato due gol. Sala, Bergamaschi, il tocco per Clerici, prova ad andare via Clerici, chiuso da Cereser, Fossati, Sala, Fossati, Puglia, Maddè, Ferrini, Moschino, il passaggio per Nanni, da questi ad Amato, Poletti, Agroppi, palla che termina in fallo laterale in favore di Granata, la battuta subito con Poletti che riceve da Agroppi, ancora palla fuori, Poletti, prova l'incursione, Poletti va sul fondo, poi Moschino va ad impedire il cross, Maddè, Agroppi, prova ad accentrarsi, quindi Bui, il passaggio per Sala, Maddè,
Fossati. Indugia troppo con la palla tra i piedi Fossati, quindi la perde. Puglia, Cereser, Paletti, Agroppi, Clerici, D'Amato, Maddè, Fossati, Moschino, Maddè, Bui. Lotta con Mascetti, Bui, alla fine la meglio è Granata, poi ancora Mascetti, avanza Mascetti, Fossati lo ferma, quindi il pallone viene toccato da, verso Puglia, da questi a Maddè, ancora Fossati, Sala, Maddè, Ferrini, Pulici, la tocca centralmente per Ferrini, Bui prova il pallonetto, palla troppo alta. Pizzaballa, rinvio. Bergamaschi, il tocco all'indietro per Fossati, Puglia, Sala, ancora Fossati, sempre a Puglia, Cereser, punto di riferimento della difesa granata. Buono anche il campionato di Cereser insieme a quasi tutto il collettivo granata. Sala, Ferrini, avanza Ferrini, Ferrini in area, prova la conclusione, fermato da Nanni, ancora Ferrini, Bui, la grande risposta di Pizzaballa in calcio d'angolo. Ferrini al calcio d'angolo, palla mandata fuori dai difensori del Verona. Ferrari, Clerici, si accentra Bergamaschi che riceve, prova ad andare via, Puglia lo sovrasta nella rincorsa al pallone, Poletti, Agroppi, finisce il primo tempo a Torino, Torino e Verona 1-1. Riprendiamo da Torino per questo secondo tempo tra Torino e Verona, vi ricordo il risultato 1-1, vantaggio di Bui e il pareggio poi di Bergamaschi, avanza Sirena sul settore sinistro, inseguito da Sala, si gira bene Sirena, il cross non è altrettanto buono. Ferrini, scusate, Sirena, Sala mette la palla in fallo laterale, Maddè, Ferrini a Pulici, ancora Ferrini, Ferrini prova la sortita, il passaggio verso Bui, il tiro che termina altissimo. Battistoni, Mascalaito, Nanni, Mascetti, Bergamaschi, dentro per Clerici, Ferrari, Maddè, Pulici, avanza Pulici, il passaggio per Ferrini, lancio per Bui, quindi esce Pizzaballa e risolve. Bui, avanza Bui, entra in area, prova il tiro, però è fuori misura, palla che termina fuori. Pizzaballa va al rinvio. Bui, Battistoni, Pizzaballa, Mascalaito, Nanni,
Clerici, avanza Sergio Clerici, chiuso da Cereserra. Bui, Cereser, Agroppi, il tocco per Claudio Sala che è chiuso da Sirena. Moschino, Mascetti, Cereser a chiudere Mascetti, poi Pulici, Ferrini, ottimo il controllo di Ferrini, poi però il suo passaggio si perde nel vuoto. Ferrari, Battistoni, Moschino, Sirena, Fossati, Ferrini, quindi Pulici. Clerici, Puglia, Poletti, Agroppi, Bui, la palla termina fuori, fallo laterale, lo va a battere il Torino, sbaglia tutto il Granata Fossati. Mascetti, Bui, Ferrini, avanza Ferrini al limite, viene fermato, quindi lotta tra Mascetti e lo stesso Ferrini. Moschino, Sala, palla che viene messa in fallo laterale. Pulici, cross, Bui e gol strepitoso, molto bello il gol di testa, secondo gol personale per Gianni Bui, colpo di testa molto bello. Rivediamo il cross, il tuffo di Bui verso il pallone, palla che viene messa alle spalle di Pizzaballa per la seconda volta. Torino 2, Verona 0. Mascetti, D'Amato, Mascetti, Clerici, Agroppi, passaggio indietro per Cereser, Puglia, Fossati, Pulici, avanza Pulici a grandi falcate, il tiro e il gol bellissimo di Pulici, 3-1 in favore del Torino, tutto molto bello, azione e gol. Pulici si è impossessato del pallone, entrato in area, ha battuto il portiere Pizzaballa per la terza volta, ecco il destro micidiale di Pulici, non ha dato scampo al portiere veronese che per la terza volta ha dovuto chinarsi a raccogliere la palla in rete. Azione promossa dal capitano Ferrini, stagione strepitosa del capitano Granata, pertanto Torino 3 Verona 1. Intanto è entrato Petrini al posto di Agroppi, ecco adesso in azione Petrini, Petrini va sul fondo, si gira bene, tenta il cross, la palla si impenna e finisce tra le braccia di Superchi. D'Amato, Nanni, avanza Nanni, Badè, Ferrini, Clerici, Badè, Cereser, Poletti, Badè, avanza Ferrini, il tocco per Bui, la parata di Pizzaballa.
Siamo ormai allo scadere del tempo, l'arbitro controlla il cronometro e firma la fine dell'incontro. Bui, Pulici, Bergamaschi, Torino 3, Verona 1, da Torino è tutto, linea allo studio. Plus a touch of class. He walks in and brings that grin, and they all fall en masse. Got to be the total hit. What's a touch of class? You find you'll adore her cool, plus that touch of class. Want to toast the maximums, simply raise your glass. I'm involved, this means resolve to hit and run and pass. So he fought till he got caught by a touch of class. So he fought till he got caught by a touch of, just a touch too much of, just a touch of class. Touch of class.